Sono moltissime le versioni mini che stanno uscendo in questo periodo. Ricorderete sicuramente il Galaxy S3 mini e il Galaxy S4 mini, ma questa recensione verterà sul HTC One mini, che per quanto ci riguarda è probabilmente la versione ridotta di un top di gamma meglio riuscita. Stiamo parlando di un dispositivo con display da 4,3 pollici, soprattutto caratterizzato da tutta la cura di HTC per quanto riguarda il design, che è rimasto praticamente inalterato rispetto al fratello maggiore. Questa è la video recensione di Tecnologici.net. L'uscita della versione mini del noto HTC One è passata sotto silenzio soprattutto in Italia. Grazie ad un elegantissimo design e ovviamente l'interfaccia HTC Sense, pensiamo che questo HTC One mini sia forse la miglior versione ridotta di un top di gamma mai prodotta negli ultimi anni. Partiamo da quello che è il momento cruciale per tutti quando si sceglie un dispositivo, vale a dire il primo impatto e l'immagine che noi abbiamo del device nel momento stesso in cui lo vediamo. Stiamo parlando di uno smartphone decisamente elegante, capace di rappresentare al meglio la leggerezza in termini di peso di cui è dotato, infatti parliamo di circa 128 grammi, unitamente allo stile che è stato scelto per questo HTC One mini, vale a dire un restyling estetico decisamente apprezzato del più noto HTC One. Lo stile è identico a quello del fratello maggiore, difatti troviamo le classiche colorazioni nera o argentata, una forma unibody, una parte posteriore in alluminio, unitamente a una banda di plastica con gli angoli smussati per quanto riguarda i bordi laterali, mentre nella parte frontale troviamo appunto i tasti capacitivi per la gestione delle maggiori funzioni del dispositivo. Sotto troviamo il vano micro USB per la ricarica e il trasferimento dei file. La configurazione dei tasti è piuttosto particolare, poiché in alto a sinistra troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, che è abbastanza scomodo da utilizzare. Si tratta di un dispositivo molto ergonomico, difatti si può utilizzare comodamente ad una mano sia grazie al display di dimensioni non esagerate, sia il fatto che la back cover, oltre ad essere unita al resto del dispositivo, è piuttosto tondeggiante. Questo permette un utilizzo molto comodo dello smartphone con una singola mano. Osservando poi la parte frontale troviamo tutto quello che ci si aspetta solitamente in questi casi, quindi fotocamera frontale, altoparlante per audio in capsula, LED di notifica, mentre nella parte inferiore troviamo il microfono e ovviamente troviamo anche i tasti capacitivi. Si nota poi la conformazione della back cover appoggiandolo su un piano, infatti in questo caso noterete che potrà muoversi lateralmente a seconda di come lo appoggiate, non poggia completamente piatto. Il design di HTC One mini è solido e convincente. Il display è delle stesse dimensioni di quello del Galaxy S2, ma in questo caso stiamo parlando di un display Super LCD 2 con risoluzione HD da 1280x720 pixel. Questo significa che sono circa 341 ppi, che garantiscono una nitidezza e una capacità di dettaglio fuori dalla norma per quanto riguarda le versioni mini dei top di gamma. La tecnologia utilizzata è quella che era stata utilizzata anche ai tempi dell'HTC One X, ed in particolare abbiamo anche un ottimo sensore di luminosità che ben si adatta sia alle condizioni esterne che interne, garantendo sempre un'ottima leggibilità cercando di non affaticare troppo la batteria in quanto ai consumi. Il test del display è comunque passato. Un appunto finale vale per la luminosità, che a livello massimo non è particolarmente elevata. Questo significa comunque avere dei colori estremamente naturali anche quando il dispositivo è piegato. Le prestazioni sono risultate piuttosto convincenti, dato che questo dispositivo monta un dual core Snapdragon 800 da 1.4 GHz di frequenza, ricordando che comunque si tratta di una versione ridotta rispetto alla versione One, che invece monta una versione quad core da 1.7 GHz. Passando al versante memoria, troviamo che questo device è in vendita con soli 16 GB e al tempo stesso con 1 GB di RAM. La velocità di navigazione sul web è piuttosto rapida, sia quando si tratta di siti desktop, sia quando si tratta di versioni mobile. In particolare ricordiamo che è anche dotato della connessione 4G LTE e supporta la rete Wi-Fi con i protocolli A, B, G ed N. Questo è molto importante anche per rendersi conto di quali sono le possibilità offerte da questo chip dual core di Snapdragon, praticamente il miglior dual core in circolazione.
I tentennamenti rilevati, soprattutto in navigazione web, riguardano quesiti molto pesanti come possono essere quello del quotidiano online LaRepubblica.it, che nella versione desktop è piuttosto difficoltoso da gestire per moltissimi browser. In particolare con quello stock notiamo che ci sono delle difficoltà nel rendering della pagina e soprattutto anche quando stiamo appunto scrollando su o giù la pagina si nota che questa non è caricata completamente e che quando si effettua il doppio tap per adattare il test questo non risulta convincente. Lato gaming, HTC One Mini stupisce notevolmente grazie alla presenza della GPU Adreno 305, la migliore disponibile sui processori dual core. Non abbiamo avuto difficoltà a far girare giochi complessi come Riptide GP2, Dead Trigger 2, ma senza lasciare nemmeno al caso quella che è l'ottimizzazione per quanto riguarda i giochi più casuali che si trovano nel Play Store come Subway Surfer. La riproduzione dei dettagli è veramente elevata, come si può anche osservare in questo caso con gli effetti di acqua e di luce presenti su questo gioco, ma quello che si evidenzia è l'estrema fluidità che si ha giocando con giochi abbastanza complessi e piuttosto difficili per altri smartphone. Anche Dead Trigger 2 si può giocare in modo veramente sciolto e fluido. Non avrete difficoltà contro gli zombie, se non appunto le difficoltà del gioco, ma grazie a una bellissima grafica, un'ottimizzazione di sviluppatori, ma soprattutto alla potenzialità di questa scheda grafica GPU Adreno 305, potete divertirvi anche su un terminale dalle dimensioni comunque ridotte. Grafica fluida, nitidezza dei dettagli e anche ovviamente la possibilità di fare record su record anche con i vostri giochi preferiti e poi vantarvi ovviamente sui social perché è sempre permesso. HTC One Mini quindi stupisce notevolmente per le sue prestazioni, soprattutto nel lato mobile gaming che era abbastanza sottovalutato prima di questa prova. Il sistema operativo di cui è dotato HTC One Mini è la versione 4.2.2 di Android, vale a dire Jelly Bean. Sicuramente sarà aggiornata la versione 4.3, ma per scoprire effettivamente quando sarà disponibile la versione 4.4 Android KitKat servirà comunque arrivare almeno ai primi mesi del 2014. Le funzionalità di HTC One Mini sono quelle classiche dell'interfaccia HTC Sense 5.0. Per chi non l'avesse mai provata, si tratta infatti di una interfaccia particolarmente elegante dal punto di vista stilistico, ma soprattutto minimalistica. Il drawer delle applicazioni si può scorrere solamente in verticale a scalini. Questo è abbastanza differente dal launcher a cui siamo abituati e in particolare comunque si può evidenziare quanto sia fluido. Tramite lo swipe laterale si può accedere ad HTC Blink Feed, un aggregatore di notizie in tempo reale insieme a quelle di social network, che può essere impostata a seconda delle vostre preferenze. Purtroppo non è possibile disattivarla nella versione 5.0, ma lo sarà sicuramente in futuro con la versione 5.5 che è già disponibile su HTC One. Una velocissima menzione riguarda HTC Share, che sarebbe semplicemente un metodo di condivisione targato appunto HTC. Qui selezionerete un'immagine per poi procedere e condividerle dove vorrete. Potrete farlo sia attraverso l'account di Facebook sia attraverso quello di HTC. Passando al versante fotocamera, possiamo dire che le differenze rispetto al fratello maggiore non sono poi moltissime, dato che anche l'HTC One Mini utilizza la stessa fotocamera principale da 4 megapixel con un sensore detto ultrapixel, ovviamente coadiuvata dal flash LED. L'interfaccia dell'app fotocamera è molto semplice ed intuitiva, difatti semplicemente cliccando sul bottone in basso potrete modificare ed aggiungere i filtri che volete, vedendolo anche in anteprima prima dello scatto. Sono presenti poi altre opzioni ovviamente come quelle di impostazione di ISO, bilanciamento del bianco e via discorrendo, accessibili tramite il menu sulla sinistra. Una cosa molto importante è che lo zoom in questo caso è solamente digitale e si può utilizzare semplicemente andando a tirare su o giù questa barra laterale che trovate vicino al menu della fotocamera o della videocamera. Particolarmente apprezzata è comunque la scelta di inserire anche la versione HDR per una miglior gestione dei colori per quanto riguarda i vari scatti. I video possono essere catturati in risoluzione Full HD con un'ottima riuscita sia dal punto di vista grafico che ovviamente dell'audio grazie all'ottimo altoparlante inserito in HTC One Mini. Molto interessante la possibilità di poter zoomare anche durante il video.
La qualità dei dettagli è davvero buona, anche se in caso di estrema luce si può andare a perdere un po' di dettaglio con l'aumento della grana. Di notte comunque si tratta di usufruire bene del flash LED, con soggetti molto ravvicinati funziona sempre bene, in caso contrario si ha qualche difficoltà. La fotocamera di HTC One Mini prevede foto piccole ma qualitative. Un'ultima specifica riguarda il comparto multimediale riguarda la riproduzione dei video Full HD, che potrete comunque riprodurre o nativamente attraverso il player di HTC oppure in caso di codec particolari attraverso altre applicazioni come MX Player o altri lettori disponibili sul Play Store. Quello che state vedendo è appunto il trailer in alta risoluzione di Thor The Dark World e il risultato è più che eccellente per quanto riguarda sia la resa dei colori sia la fluidità del filmato in sé. La batteria è un'unità da 1800 mAh, non removibile, questo significa portarla in assistenza in caso di necessità. Ciononostante possiamo dire che siamo riusciti ad utilizzarla per molte ore consecutive coprendo quasi sempre l'arco della giornata. Il giudizio complessivo sulla durata della carica resta comunque positivo, poiché anche la tempistica di ricarica è tra le migliori che abbiamo mai potuto testare. In conclusione, nonostante il prezzo di listino di 399€ sia comunque molto alto, possiamo affermare che HTC One Mini è uno smartphone Android ben riuscito, sia dal punto di vista estetico grazie al design di HTC e ai materiali pregiati utilizzati, sia dal punto di vista funzionale grazie alla presenza dell'interfaccia Sense 5.0. HTC One Mini passa al test di Technologici.net.